Il Consiglio dei Ministri ha deliberato il superamento del diniego espresso in conferenza dei servizi dalle regioni Abruzzo e Umbria, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto Sulmona Foligno, che costituisce uno dei 5 tratti funzionalmente autonomi della cosiddetta linea adriatica dei gasdotti che si snodano lungo il versante adriatico dell'Appennino. Non posso esimermi dal manifestare un po' di amarezza per questa scelta, perché noi in sede di conferenza dei servizi avevamo posto dei precisi quesiti rispetto ai quali non abbiamo avuto riscontro. Non abbiamo avuto risposta sulla compatibilità sismica del tracciato, si era detto che ci sarebbe stato uno studio preventivo e questo studio non c'è stato, e anche sulla questione sulla possibile coesistenza di un insediamento di interesse archeologico nell'area della centrale, anche rispetto al quale non sono stati svolti ancora gli studi da parte delle amministrazioni competenti. Ciò premesso, non possiamo non prendere atto di questa decisione del governo. Leggeremo il decreto chiaramente quando sarà reso pubblico nei prossimi giorni e faremo le valutazioni conseguenti. Ritengo necessario, poiché la notizia è di queste ore, chiamare a raccolta le forze sociali, le forze politiche, le amministrazioni del territorio, cominciando da subito, da questa sera stessa, io lo farò con le forze di maggioranza che sostengono la mia amministrazione, per valutare tutte le iniziative che possono essere intraprese al riguardo. La nostra prima considerazione è quella che definiamo questa approvazione un atto di vigliaccheria contro la democrazia e contro le ragioni del territorio. La storia si ripete, così come è avvenuto con Gentiloni, che a 3 giorni dallo scioglimento del Parlamento ha approvato la delibera per la centrale di compressione. Il governo Draghi, nonostante il recente risultato elettorale del nuovo Parlamento e il governo che sta per insediarsi, ha dato il via alla realizzazione del metanodotto sul Mona Foligno, un'opera che noi definiamo sempre inutile, e anche le motivazioni addotte dal governo non stanno in piedi. La rete ha una capacità di oltre 50 miliardi di metri cubi di gas l'anno e quindi più che sufficiente ad accettare nuovi ingressi. In più non abbiamo una carenza di gas, in quanto rispetto allo scorso anno stiamo addirittura esportando. Gli stoccaggi addirittura sono pieni, come dichiarato dallo stesso Cingolani, al 90%, con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Tutto questo avviene con il trasporto della rete infrastrutturale esistente. Non c'è imbuto, non c'è necessità di realizzare questa infrastruttura.